Salve a tutti cari amici, in questo ultimo giorno di agosto 31, siamo vicini all'ora di pranzo, ma parliamo della nostra cara SD Città di Trani che si appresta ad affrontare, almeno così ho letto, il campionato di seconda categoria. D'altronde era sotto gli occhi di tutti il fatto che la società aveva richiesto il ripescaggio aveva fatto istanza di ripescaggio in seconda categoria ed è stato accettato, quindi insomma, poi la rosa si è visitata, la fanpage Facebook della società è bella ricca tra conferme, arrivi e bombe di mercato, e quindi speriamo di vivere una bella annata con questa società nata nel 2019, che proprio l'anno scorso ha dato già una grande soddisfazione, poi sappiamo tutti e diciamo, il Covid ha bloccato tutto, e anche perché ricordiamoci che in terza categoria la SD Città di Trani era nelle zone alte, quindi ambiva a un posto playoff o chissà, magari al passaggio diretto, ma per come vi sto dicendo, poi voi magari responsabili della società ditemi se mi sbaglio, io l'ho letto proprio pochi giorni fa, in quella che sarà appunto la prima esperienza della squadra bianco-azzurra in seconda categoria. Quindi ci si appresta ad una grande stagione per la SD Città di Trani. Speriamo in bene di emozionarci e di avere altre soddisfazioni. Dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Io vi ricordo che dal momento in cui avrò visto il pay per view payback della WWE che si è tenuto nella notte scorsa presso il Thunderdome, vi farò il mio solito video di opinioni post show. Grazie a tutti, no? Viva il calcio e forza SD Città di Trani Calcio 2019. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.